Buonasera amici di YouTuber, è incredibile, oggi ben due video vi aspettano e oggi ci spostiamo a Essos. Ora aspettate un secondo che sistemo meglio, ecco fatto. Infatti noi lasciamo Westeros per spostarci a Essos. Un secondo. Eccoci qua, ci spostiamo a Essos, quindi lasciamo il continente Westeros e andiamo ad Essos. Per la precisione andiamo in due posti, anzi in tre posti, perché qua bisogna parlare. E i posti sono la Baia degli Schiavisti, la penisola di Valyria e il grande fiume Rhoynar, il più lungo fiume di tutto il mondo conosciuto. Pare che ce ne siano più lunghi, ma attualmente questo è il fiume più lungo. Ora non posso non fare le citazioni, perché questo è importante. Si può dire Westeros è il continente da cui sono nati tutti gli uomini, da dove vennero a piedi i primi uomini, da cui partirono anche gli Andali. Ma tra tutte le culture che a Essos sorsero, una fu la più importante, la civiltà ghiscariana. La civiltà ghiscariana era una civiltà fondata da Garth il Grande, che per primo stabilì le regole di comportamento dei ghiscariani. Fu lui a formare le legioni ghiscariane, e le legioni ghiscariane partirono alla conquista dell'Oriente. Un sacco di regni caddero sotto i loro piedi e chi non veniva passato a fil di spada veniva ridotto in schiavitù. Una cosa c'è da dire: la schiavitù a Essos era la norma, non l'eccezione, ma i ghiscariani seppero farne un'arte e fondarono quattro grandi colonie. Oltre a vecchia Ghis, la loro capitale, nacque nuova Ghis, una piccola città, Astrapor, Yunkai e Merin, le tre grandi città degli schiavisti, dove venivano formati schiavi di piacere, schiavi per combattere nelle fosse, schiavi per combattere negli eserciti. Quindi fu creato. Ma alla fine ghiscariana arrivò quando? Nella penisola valiriana, che se vedete, se aspettate un secondo che riprendo, perché è giusto. Vi chiederete cosa c'entra con Westeros? Beh, ve lo dirò subito. Appunto, la penisola valeriana, qua, è una penisola vulcanica con 14 fiamme. Ebbene, la Baia degli Schiavisti è da questa parte. Vecchia Ghis si trova più o meno qua. Qui si trova il Golfo della Sofferenza, dove ci sono le città schiaviste. Ebbene, dalla parte opposta, in questa libera fortezza, nasceva il popolo valiriano. I valiriani scoprirono nelle 14 fiamme delle creature straordinarie, i draghi, e li domarono e cominciarono a espandersi. Naturalmente nella loro espansione andarono a cozzare contro vecchia Ghis. Per 5 volte le legioni di Ghis e le armate valiriane si scontrarono, e per 5 volte furono i valiriani a far tornare indietro a tutta velocità le legioni ghiscariane. Alla fine della quinta, che doveva essere stata di una violenza, i valiriani decisero che non ce ne sarebbe stata una sesta. Piombarono su vecchia Ghis e la rasero al suolo. Massacrarono tutti gli abitanti, ridussero in schiavitù chi era sopravvissuto, sparsero sale sulle città e inglobarono dentro il loro sistema i ghiscariani, Astrapor, Yunkai, Merine, Nuova Ghis e anche 6 piccole città. Dopo aver sistemato i ghiscariani, i valiriani si spostarono a occidente e lì trovarono il fiume Rhoynar. E sul fiume Rhoynar viveva un popolo, quello dei Rhoynar, un popolo diviso in varie città-stato, e ogni città-stato aveva il suo principe e la sua principessa, perché per i Rhoynar non importava il sesso del nascituro, dell'erede, ma solo le sue capacità. Così i principi e le principesse governavano. I Rhoynar erano un popolo fiero, coraggioso, nobile. È vero che abitavano lungo le sponde del fiume Rhoynar, terra da sempre ambita,
Ma sebbene pacifici, tutti i popoli sapevano che disturbare i Rohirrim era la cosa peggiore, perché il guerriero Rohirrim, armato di scudo di carapace, armatura in ferro a scaglie e la lunga lancia, la sua spada o anche l'arco, lo rendeva un nemico terribile. Per di più, i maghi dei Rohirrim sapevano adoperare l'acqua, che poteva travolgere, espandere. Tuttavia, i Rohirrim non erano interessati alla conquista, loro vivevano sulle sponde del loro amato fiume, che era la loro divinità principale, Madre Rohirrim. Non chiedevano nessun'altra vita, per loro era solo importante vivere lì, in pace, armonia e lasciati in pace. Qualsiasi popolo che venisse con intenzioni bellicose veniva massacrato, ma qualsiasi popolo veniva con intenzioni pacifiche era ben accolto, perché Madre Rohirrim abbracciava tutti. Così, quando i primi avamposti valiriani arrivarono, i Rohirrim gli aprirono le braccia e cominciarono a scambiare commerci, cultura, intaglio del legno, arte, ma non la schiavitù, perché i Rohirrim ne erano contrari. Cominciò quindi un periodo di pace, ma nacque un bel problema. Valiria fondò vo Vecchia Volantis, o Volonteris, dipende dalla pronuncia. Io personalmente preferisco Volantis. Ok, bene. Volantis, la prima grande colonia valiriana, cominciò senza volerlo a pestare i piedi ai Rohirrim. E i Rohirrim prima sopportarono, ma poi, dopo un po', le tensioni. Beh. La guerra furono numerosi scontri in cui i Rohirrim affrontarono i Valiriani. Solo che mentre i Rohirrim combattevano divisi, i Valiriani combattevano uniti. Le varie città-state, le varie colonie, che poi sarebbero diventate le città libere, potevano contare sull'alleanza delle altre città-state, delle altre colonie, e anche su eventualmente la madrepatria. La guerra però giunse quando i Valiriani di Vecchia Volantis commisero il più grave degli errori. Catturarono una di quei gigantesche tartarughe marini che vivevano e che vivono tuttora nel fiume Rohirrim, chiamati dai Rohirrim sposi del fiume, sposi della madre Rohirrim, animali sacri, intoccabili. Eppure i Valiriani, pur sapendo, ne catturarono uno, lo macellarono e lo mangiarono. Allora una delle più antiche e potenti città scese in guerra. Fu una dura guerra, ma Vecchia Volantis, messa alle strette, chiese aiuto alle altre colonie, ma ancora i Rohirrim sembravano metterli alle strette, quindi chiamarono in aiuto direttamente la Valiria, che scese in campo. La città fu presa d'assalto. Quella Sarmagoz, non mi ricordo domani la pronuncia esatta del nome, ma comunque la città delle feste. Quella che era considerata la più grande, la più bella e la più potente delle città libere fu attaccata, fu distrutta. E questa distruzione arrivò agli occhi e alle orecchie di tutti i principi Rohirrim, che si riunirono e decisero che stavolta non ci sarebbe stata pietà. Quindi, per la prima e unica volta nella loro storia, i principi si riunirono. Discussero tra di loro, votarono, parlarono. Solo una principessa disse no, Numeria, mentre la maggior parte cominciò a seguire un altro principe. Adesso aspettate un secondo, solo un secondo. Vediamo un po' la storia, appunto, dell'Eterna. E se vedete, faccio i video direttamente al momento come li registro. Lo so, forse sono meglio quelli delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che se li studiano e preparano tutto, ma io preferisco fare così, perché almeno vado a. Ecco, vediamo. 24, 25, 22, ecco qua. Allora, le dispute diventarono sempre più frequenti. La seconda guerra delle tartarughe, la guerra dei principi, ecco qua. Ecco, Sarior poté sorgere, che è il nome della città. Garin, ecco, Garin, il principe della città di Sellorius, simile, appunto, la città del carnevale. Questo principe riuscì a convincere i Rohirrim ad unirsi contro i Valiriani, e per la prima volta i Valiriani si trovarono alle strette.
Questo principe cominciò a guidare tutto il suo esercito lungo il fiume Roinar. Un primo esercito con tre signori dei draghi e tre punto draghi fu fatto a pezzi. I draghi infatti potevano sputare fuoco, ma i maghi valiriani usavano il potere del fiume Roinar, che è il più lungo e grande fiume, che sembra quasi un mare o un fiume o un lago, per dirvi la vastità. Tu da una sponda non vedi l'altra sponda, e per attraversarlo ci vuole anche un'intera giornata, quindi vi faccio capire quanto è largo Roinar. E loro potevano appunto usare l'acqua per travolgere, oltre che combattere con frecce puntate. Beh, dei tre draghi, due furono abbattuti, uno altro invece scappò. Il principe si era convinto e continuava a scendere. Avamposti militari valiriani crollavano, le truppe di Valiria erano in piena ritirata. Volantis stava già chiudendosi dietro, tremando dietro le sue mura, ma Valiria non rimase sorda. E un esercito imponente arrivò. Secondo le leggende, 300 draghi. Gli storici pensano anche fino a 3.000 draghi. Garin non era preparato, e infatti tale fu la violenza che i Roinar che cercavano rifugio tra le braccia della madre Roinar morivano, annegati oppure, o peggio ancora, bolliti vivi. Garin fu catturato e trascinato in catene fino alla sua città e la vide rasa al suolo, lo vide tutti gli abitanti massacrati, vide il suo popolo essere ridotto in schiavitù. Non ci fu quartiere. La caduta della sua città e anche di questo imponente esercito arrivò fino all'unica principessa che non era scesa direttamente in campo, Nymeria. Nymeria dalla sua città capì che ora i volantiani, quegli abitanti valiriani, non si sarebbero fermati. Avrebbero compiuto un genocidio dei Roinar. Allora prese tutte le sue navi. Le leggende parlano di 10.000 navi e salpò. Salpò, abbandonò, scivolò lungo il canale, poco conosciuti, seguì il flusso della madre Roinar fino al mare, e là quelle 10.000 navi presero il mare. Fu una lunga epopea, un'epopea che è entrata nelle leggende. Essi giunsero fino a Sotorius, ma il clima e la durezza di quel continente li spinse via. Arrivarono alle isole del Basilisco, dove i pirati e schiavisti volantiani erano pronti ad riacchiapparli. Dovettero fuggire. Provarono nelle isole dell'estate, ma la terra era dura, aspra, non c'era niente. L'unico popolo che li accolse a braccia aperte fu il pacifico popolo di Nat, na i natiani protetti da un dio, delle farfalle che portavano a malattia mortale agli invasori. Purtroppo il dio non seppe riconoscere le intenzioni pacifiche dei rifugiati e colpì anche loro. Dovettero fuggire un'altra volta. Stavolta però puntarono verso Westeros e arrivarono sulle coste di Dorne. Là, su quella terra aspra, i Martell governavano una piccola fetta. Una fetta piuttosto piccola, ma vuoi il caso, vuoi il destino, i Roinar approdarono lì. I Martell guardarono i Roinar, quasi, meglio le Roinar, perché quasi tutte i Roinar presenti erano donne, e pochi, perché chi era rimasto a combattere erano vecchie, donne e bambini, anche se meglio le donne che non potevano, che non sapevano combattere, poche, e anche gli uomini che non sapevano combattere, quindi comunque i Roinar erano più donne che altro. Donne però indurite dai duri viaggi, donne guerriere e maghi Roinar che sapevano ridare corso ai fiumi. I Martell, unici fra tutto il popolo, i signori di Dorne, non videro nei Roinar rifugiati dei nemici o dei pericolosi parassiti, no, videro invece un'opportunità. E se si vuol dar credito alle leggende, nel momento stesso in cui il Martell governava, vide Nymeria, il suo cuore fu suo immediatamente. Anche Nymeria si innamorò del Martell e i due si unirono. E quando il principe convinse i suoi uomini a sposare le donne dei Roinar o i suoi figli, o le sue donne a sposare gli uomini dei Roinar, la potenza dei Martell crebbe. Crebbe così tanto che primi
che prima di loro piccoli principi riuscirono a travolgere tutti i re che gli si parevano davanti. Nahimeria, quando vide in questa forza, in questo coraggio, disse: "Ecco, siamo arrivati, abbiamo trovato finalmente una nuova patria. Qui vivremo, qui cresceremo e qui moriremo, come lo faranno i nostri figli. E per evitare di ripartire, diamo fuoco alle 10.000 navi." Quindi, e i Martell riuscirono a unificare Dorne con l'aiuto dei Rhoynar. E tale fu l'impatto dei Rhoynar sulla società dorniana che ancora oggi i Dorniani chiamano il loro capo principe o principessa. E cosa più importante, a Dorne, unico fra i sette regni, esiste la primogenitura assoluta, se però il principe dimostra di saperci fare, in caso contrario. Appunto. Infatti, come avete visto, ho dovuto parlare di Essos per parlare di Westeros. Infatti, i Dorniani di fatto governarono da allora su tutte le sabbie, fino praticamente alle rocce, cioè, fino alle montagne che confinavano con l'altopiano e con le terre occidentali, fino al mare. E lì furono portati usi e costumi i Dorniani e Rhoynar, e da questo nacque il popolo dei Dorniani, che sono un popolo misto di primi uomini, Andali e Rhoynar. Ma l'influenza di Rhoynar si ferma solo a Dorne. Bene, ho finito allora con i Dorniani con questo, perché adesso c'è l'ultima parte, che dovremo tornare di nuovo a Essos per parlarvi ancora di Valiria, perché arriverà il momento di massimo splendore della civiltà valiriana. Nasceranno le otto città-stato, meglio le nove città libere, poi la nona, la figlia illegittima, poi ci sarà la caduta di Valiria e infine l'arrivo dei Targaryen con la guerra di conquista. Va bene, alla prossima!